Questo sì, è questo, ragazzi, sono gasato anch'io. Quindi, ragazzi, grazie per i beats. Quindi, ragazzi, siamo pronti. Siamo pronti. È un gioco cazzuto, è un gioco con la trama, è un gioco di quelli da seguire, è un gioco di quelli fighi. Si va, ragazzi, si va, si va, si va. Quindi, Remothered Tormented Fathers. In italiano sarebbe rimammizzata, eh sì, perché Remothered, rimammizzata, esatto. Nuova partita. Qui nel primo, mamma mia, che bella la scelta del salvataggio. Ok, scherzo. Allora, cammina, Vast, corri, shift, abbassati, C o control, torcia con spazio. Devo cambiare i tasti. Torcia con spazio e schiva con F. Proprio no, non avete capito niente. Interagisci col clic sinistro. La tizia mi ricorda troppo quella di Oriente Express del No, catene. no, ti Ultima prego. bizzata del mese, Bibletump. Merda, piazza diversivo E, cambia diversivo rotella, reimposta camera R, cambia visuale V. Che tasti sono? Pausa P, lancia diversivo, i due tasti insieme. Ok, vabbè, tanto me li Man, insegni. is it all true? What have you heard already? Monka S, Echoes. Nimcorn. It thickened the bones. It accelerated the healing process and tissue regeneration. Is that all true? Every word. Ragazzi, questa qua è Lepidopterans una vera e propria serie, don't call it ricordatevelo. an illness. The Lepidopterans made a I nest out of the lepidotteri. human body where they could eat and multiply. Il Good, cattivo M.C. what it Poirot. did. But then? Where do you want me to start? From the beginning. I'm old, Mr. Manny. My memory is not one of my strong points. Well, for example, why do they call you Madame Svenska? Madame A Svastica. name is just a trace. It is our business Madame card, Granit. our identifier. It presents us to the world. But does it tell our story or really describe who we are? I swear, I know three or four idiots with the same exact name. Well, Vabbè. yes. But we are not made of that name. It is given to us. Other people choose it for us, whether it suits us or not. It doesn't tell us who we really are. That name will not give us any answers. It is only through Quanta growing luce però. old that we become the answer to the questions of our childhood. And living in Sweden the last 30 years has definitely inspired this affectionate moniker. And so, Madame Svenska, it Ma is. cosa vorrà dire Svenska Yet allora? you come back to Italy. Why? Italia! Because I forgot. But I also forgot that I had promised to remember. Tell me. Please excuse me. Sometimes my memory needs to be jogged. There's always been a song that, as well as the name you refer to so much, has labeled my whole life, has given it a name. And it's from a name. If you can believe how bizarre and sometimes unbelievable my confused memories are to describe that all this began. Ed è da un nome che tutto questo ha avuto inizio. Ok, interessante finora, interessante. Una volta che lo metterò su YouTube, questo video sarà buttato giù dal copyright. Già so, questa canzone ha sicuramente il copyright. Sui rossetti. L'animinella Olivia Stele. Comincia bene. Sì, no, questo è un gioco vero. Questo è un gioco con le palle. Questo è un gioco con le palle. Federico Laudani, grande. Musica by Beppe Vessicchio. Niente audio su YouTube, esatto. Rosario Terranova. No, Lori, ci abbiamo tutti noi uomini il rossetto, che vi vergognate.
Perché ha un rossetto, Monk S. Aiuto, aiuto. Ok, questa mi sa che siamo... È la McGranit in passato. Ok, questa è la McGranit giovane. Ma stava fumando un laser. Non è una sigaretta, è un laser, dai. Quei cosi che accendete per far giocare i gatti che fanno il laser. Gentilissimo, dottor Richard Felton. Con la seguente... Grazie. Ma sono italiani? Sì, sì. Sì, sì, sono italiani quelli che hanno fatto il gioco. Munca mega. Star Wars è il ritorno della sigaretta. Un laser per gatti, Monca Mega. Ma sì, ma lo è, ma lo è. Cosa fa? Si tiene le tette e cadono le tette. Ma ci illumina una città con quella sigaretta, basta. Ma che fumo nero, soprattutto. Cosa sta fumando? Catrame. Puro catrame. Lo so che c'è il catrame nelle sigarette, ma questo è puro catrame. Solo catrame. Ma che naso ha, poi? Ma queste intro copiate a Insidious. Ste intro copiatissime male a Insidious. Quanto sporco il furgone, Monca Mega. No, vabbè, l'intro mi è piaciuta perché è tantissimo Insidious l'intro e io amo Insidious, quindi era davvero uguale. No, cazzo, era fatta bene. Sembra che pioverà di nuovo. Lei ha i poteri. Raggiungi l'abitazione del dottor Felton. Ok. Madonna, ma è tantissimo Rule of Rose. Guardala. Guardala. Ma tutto ciò è fantastico. Non posso farlo adesso. Non farlo adesso. Non posso farlo. Ok, sto schiacciando dei tasti a caso. Per quello che continuo a dire, non posso farlo adesso. Come faccio? Come fa? Con il click sinistro. Scomparso in data giovedì 14 ottobre 71. Ultimo avvistamento al parco giochi. Data di nascita, vabbè, donna bianca di 13 anni, capelli chiari, occhi azzurri. Con indosso un vestito bianco con i fiori. Come corre male, Monca me, Monca S. Scarpe bianche, trecce ai capelli. Ok. Non c'è scritto il nome, sì, Celeste Felton. Ok, detesse, signora vecchia, detesse. Cosa fa, gli scuote, eh? Fra una lanciata di braccia e l'altra. Allora, abbiamo un bivio qua però. Vado di là. È una delle tue vittime. Zitto, è una delle tue vittime. No. No. Ok, allora. Qua è chiuso, non posso neanche... Cos'è? Niente. Ok, come vedrete, mi cercherò di guardare in giro, di capire le cose. Taglia qui, taglia là. Shears. Nelle sale il 31 ottobre, ad Halloween. Ok, creepy as fuck. Ok, di qua non posso andare. Bene, ho scelto la strada giusta. Sapete che io cerco sempre di... Oh, allora, con tab abbiamo questo menu molto all'Until Dawn, sì. Obiettivi, collezionabili. Mia cara Jennifer. Ah, questa sono io. Rosemary Reed. Sono io, da quando andavo all'istituto. Ma, fatto, no, aspetta, è un istituto psichiatrico? È un istituto psichiatrico! Aiuto. Reparto medico, paziente Richard Felton. Il paziente denuncia forti dolori all'addome in seguito a scariche di diarrea e vomito. Si rivolge al pronto intervento, un'ambulanza l'ha prelevata. Oddio, è vero, si chiama anche Jennifer. No. È quanto Rule of Rose, però. Sospetta una parassitosi ulcerata, ma parla bene. Ad un primo esame approfondito mediante diretto addome, il paziente riporta evidenti livelli idroaerei in cavità addominale con raccolte ascessuali, va bene, le aree interessate, bla bla bla. Ok, cosa? Ok, stiamo parlando di dentro il corpo, no? Dentro l'addome di questa persona. Dopo l'asportazione di cistucutane, all'interno si evidenzia proliferare di molteplici parassiti. Falene. Scompensi di testosterone e marcata presenza di estrogeni. Il testosterone è quello che ha l'uomo, gli estrogeni sono quelli che hanno le donne. Lo dico a chi non lo sa.
dall'analisi delle urine si evincono tracce di sangue e follicoli tipo larve. No, ti prego, no, ma non nelle urine, ma che schifo, no. Sovradosaggi di farmaci oppiacei, surplus di psicofarmaci. Paziente con parassitosi proliferante. Ok, quest'uomo ha larve e falene al suo interno, in poche parole. Carissimo dottor Richard Felton. Aspetta, quindi questo l'ha scritto il medico G. Accardi al paziente Felton. Carissimo dottor Felton, con la seguente notifichiamo la necessità di sottoporla ai nostri specialisti incaricati di seguire i pazienti affetti da malattie come la sua. Ah, lui ha rifiutato alle sedute con lo psicologo. La invitiamo a sottoporsi quanto prima ad altri esami presso la nostra, invitandola qualora fosse impossibilitato a comunicarcelo. La invito a farci contattare da sua moglie, nonché sua accompagnatrice Arianna Gallo. Quanto italiano tutto. Secondo i criteri di diagnostica disposti dall'ente regionale sanitario, siamo obbligati a far nuovamente presente di non assentarsi nelle date disegnate per i successivi esami richiesti. Questa è Celeste Felton, che è scomparsa. Ok, se faccio io c'ho l'inventario. Ok, non posso farlo adesso. Ok, figo, cazzo. Mi sta piacendo molto. Accardi è il cognome della mia prof, Woodface, ecco. Ma quanti bivio? Ma era un trivio, non era un bivio. Ok, ragazzi, esploro tutto perché questo gioco si basa molto anche sulla trama. Sì, comunque il furgone è l'ercio, ragazzi. No, ho sbagliato. Con M c'ho una mappa, ok. No, non so dove andare. Se di là... Aspetta, qua c'è un cartello. Via degli Ulivi, via delle Sciare, via Maestrale. E sul Maestrale urla e biancheggia il mar. Si è sentito un cane. Il cane treno, eh sì. È un open world, K. Non da questa parte. Scusa, vabbè. Calmati, con questi denti che spuntano. Ok, allora andiamo. Spazio la torci. Il vomito è quotatissimo. Sì, se già nella parte iniziale mi parla di uno che c'ha le falene nel petto e le larve quando piscia. Ragazzi, sono già troppo preso, assurdo. Che ora è? 11:10, abbiamo ancora 50 minuti pieni almeno. Buono, buono. Come corre? Che ansia. I'm Dr. Reed from the Santa Margarita Institute. I'm sorry, but Mr. Felton is no longer a patient. I know. This is why I'm here. Hello? Anyone? La voce di lei è orribile, però. La voce del nostro personaggio è davvero orribile. Sembra un trance. Ho sempre provato angoscia, timore in presenza di cose simili. Icone e specchi. Bene. Chissà su quali cose baserà l'horror questo gioco. Sui specchi, sicuro. Si può? Irruzione. Ok. Agatha Trance. Ma qua? Di là mi sa che non c'è niente. Raggiungi l'abitazione del produttore. Introduciti nella villa e incontra il dottor Felton. Ok, non lo potete vedere perché è un piccolo obiettivo che compare in alto a sinistra, coperto dalla mia webcam. Facciamo così. Per migliorare la vostra visione del gioco, io direi che potrei anche fare questa cosa qua. Ovvero metterla allo stesso livello della chat. Oh, molto meglio, vero? Che credo che sia molto meglio. Ok. Allora, si va. Quanto costa questo gioco, Monk S? 15. Un prezzo più che giusto per un gioco finora fatto bene. Vabbè, a parte come corre lei, però fatto bene. Ed è un gioco vero, con una trama, una sua lunghezza. Una storia che si sviluppa. Grazie. Clap, Pepe clap. Sì, lo so, dovevo spostare la webcam, lo so. Allora, vediamo cosa c'è qua. Ok, qua abbiamo tipo tutti i vari attrezzi per gestire il giardino, anche se non so quanto viene gestito. No, vabbè, dai, lì è curato, è qua che è un casino. Vai. Hello? The gate was open. Are you there?
Mi piace, sapete cosa mi piace davvero tanto? Il modo in cui crea l'ansia. Ad esempio, prima, quando aspettavamo lì dal citofono nel video, hanno inquadrato lei di profilo per un po', e poi al citofono la voce ha fatto hello. È molto cinematografico, moltissimo, moltissimo. Apprezzo tantissimo questa cosa qua. Ha molto stile film. Ok, andiamo a vedere. C'è il cane treno che continua a fare bordello. Là c'è un tosa mostri, lì un tosa erba. Qua c'è un percorso. Io le sto girando per casa intanto. Privacy lulle. Non so neanche che cosa sia. La visuale alla The Last of Us. Non l'ho mai giocato, non lo so. Vabbè, è una classica visuale in terza persona alla fine. Non credo sia così particolare. Ah, con V posso cambiare, ok. Con R invece vedete la... c'è... Madonna, ma che attenzione al dettaglio. Cioè, se lei sta bene... Vedete, c'ho la bocca chiusa. Vedete, no? Se io la faccio correre... Dopo un po' ansima... E mentre ansima... C'ho la bocca aperta ed ansima. PogChamp! Questa è attenzione al dettaglio. Vabbè, comunque col tasto R rimette la visuale dritta. Ragazzi, questa cosa l'ho apprezzata tantissimo. Sono quelle piccolezze che rendono un gioco molto più cioè, se io non la tocco, lei si guarda intorno. Ah, ragazzi, queste cose, queste sono vere attenzioni al dettaglio. Anche il fatto che se non tocco niente, lei si gira, si guarda intorno, come ha appena fatto prima. Ora non sta facendo, credo lo faccia solo a volte, ovviamente, sennò diventa pesante come cosa. Sono cose che rendono molto più grande l'immersione. Beh, forse qua ce la facciamo entrare. Vedete, crea l'ansia piano piano. Ma basta accendersi laser, ma basta con ste torce piccole rosse. Adesso si apre una botola. Good evening. Miss Reed, you already told me at the intercom, and as I already told you, Mr. Felton is no longer a patient at the Institute. I came here voluntarily, outside the Institute. So what do you want? I am personally re-examining your case. Causes, reagents. I strongly believe there are alternative ways and probably other experiments that are worth a try. I am fighting with the Institute to recognize there are other adequate remedies for your husband's pathology. Oh, no, please. I'm just assisting him. I'm his nurse. I didn't know. It's okay. Pensavo fosse la moglie, sì. Oddio, possiamo andare a parlare di persona, ma io c'ho l'ansia. Mr. Felton's sight has been damaged and immensely compromised because of the disease. Anyway, no. I am Gloria. Oh, and please, refrain from smoking inside. Ma entri con la sigaretta? Mr. Felton hates the smell of smoke. Sorry. Ma sei una testa di minchia, ma quale educazione ti dice di entrare in casa altrui fumando? Ma chiediglielo prima. Ma che merda, Agatha Trans. Ma entra con la sigaretta. Ma infatti entrate con la sigaretta. Così se ne fotte. Lei può. Però io c'ho. Ma perché è così buio? No. Ha detto che è tutto buio perché non posso farlo adesso. Intende correre. Perché la vista del tizio è andata peggiorando con gli anni. Gli dà fastidio la luce. Smoking? Yes, such a shame. You should quit. You have no idea how bad this is for you. Not only for your health. Esatto, è anche dispendioso. Money and time wasted. Caffona però, entra in casa altrui fumando. Se ne fotte, lei. You assist Mr. Felton all day? Oh no, from midday to 8 p.m. E il resto cosa fa? I live near here. If needed, he can contact me with a pager, but that's not often. His wife takes care of him when I'm off. Quanto buio. What can you tell me about her? I met her just a couple of times. She's usually out or locked in her bedroom when I'm here. Ah, ok, quindi marito e moglie non vanno d'accordo. Chissà perché è. Esatto, sempre in casa, ovvio. Over and over. Ok, quando la moglie è in casa ascolta sempre in loop la stessa canzone. Ma perché deve essere così creepy?
Ma andiamo via, ti prego. Agatha, andiamo via. C'è un ascensore in sta casa. C'è un altro piano, ma quanto? Sì, il gioco mi sa che è ambientato in questa casa, è proprio. Aiuto. This way, please. Mr. Felton will be here in a few minutes. Ma non mi guardare così. Come mi ha guardato? Sì, il lato positivo di quelle sigarette, esatto, è che se c'è buio le posso usare come torcia. Cosa sbircia? Cosa fruga con gli occhi? Aiuto. Ok. Ah, quindi io posso sbirciarli nella casa intanto che lui non c'è? Posso? Siamo sicuri? Vado, io tocco. Tocco, eh. Io sto toccando, è troppo tardi. Azienda agricola coniugi Felton. Rosso gallo chiude, pericolo, contaminazione. Indagati Wyman e coniugi Felton per presunta attività criminosa ai danni del consumatore e degli addetti alla produzione. 2 ottobre, il mio compleanno. Azienda agricola Rosso gallo ha chiuso a causa sospetta contaminazione. Infestati, i prodotti infettati da un polline tossico che causa parassitosi. Ecco perché allora ce l'aveva. Se l'è presa dal suo stesso terreno. Sono stati indagati la stessa proprietaria, Arianna Gallo, il marito, Felton, e il professore Elias Wyman. Anch'egli collaboratore dell'azienda. Questo sarebbe stato accusato dallo stesso Felton di aver impiegato l'azienda per effettuare esperimenti farmaceutici sfruttando i fondi aziendali. La segnalazione sarebbe partita dai residenti della sede operativa, vabbè, della famiglia Ashman che governava l'edificio e dirigeva le addette al raccolto, le suore dell'adiacente convento, ok? I sintomi: ulcere, vomito, parassiti, fotosensibilità. Ecco, è tutto quello che ha lui. È tutto quello che ha lui. In seguito alle pesanti accuse mosse, sia i coniugi Felton che gli Ashman avrebbero ricevuto minacce, che quest'oggi è stato depennato dall'ordine dei medici. Wyman si è detto sconcertato dalle accuse e punta il dito all'ex socio Felton. Ricordiamo che lo stesso Felton, padre a come il padre a sua volta, aveva promosso e finanziato il progetto Fenoxil, farmaco per il quale lo stesso Wyman venne candidato per il suo premio, ma poi ritirato per i disastrosi effetti collaterali. In pratica sono colpevoli entrambi, ma si danno la colpa a Non so vicenda. se lo hai mai portato, ma porterai Silent Hill 3 che Non penso lo sia so, il può migliore essere della come serie. no, non lo so. No, non l'ho mai portato, mi sembra. Non mi sembra. Cioè, non l'ho mai giocato in live, mi sa. In seguito allo scandalo, vabbè, poi le attività sono cessate. Anche gli Ashman e i coniugi Felton hanno interrotto ogni tipo di rapporto. E gli Ashman pretendono un rimborso per i danni subiti, perché anche i figli sarebbero stati infettati e usati come cavie. La polizia pensa che la contaminazione è anche nelle falde acquifere. Minchia. Ok, cos'è il retro? Cosa c'è scritto? Maledetto figlio di puttana, visto cosa scrivono di me sui giornali, avete voluto ro rovinarmi, ma ve la farò pagare a caro prezzo, a partire da tua figlia. Credi che non sappia chi è suo padre? Sono sicuro che gli farà piacere sapere che quella è sua figlia. Mostra che hai le palle e prenditi le tue responsabilità. Ma che dico, palle? Tu le palle non ce le hai mai avute. Monkey Slimcorn. Sì, il polso intanto se l'è rotto, esatto. Aiuto. Cosa succede? Do you believe in God, miss? Well, it would be too easy, wouldn't it? È molto I believe in people's cinematografico. willpower. Everything else is not God. But an aptitude or a mankind's cruelty. This is the kind of fairy tale I prefer at my age. When you're worn out from an incurable disease, you start having some doubts. Why is there so much life in such small but lethal creatures? And Non mi piace la piega che sta the world prendendo is questa gone crazy. conversazione. It's human That nature. same nature in which we are equals to those ants eating each other. Ma non ci But mangiamo. pardon me, I forgot my manners. Please sit down.
Ti ho toccato tutto, Anu. Reed, I suppose. No, non toccarlo. So you already met Gloria. Yes, she let me. Sembra quello di Christmas Carol. Cosa ha fatto? Cosa ha toccato lui? Don't recall seeing beautiful doctors like you at the institute. Ma non provarci. I am flattered, Mr. Felton. I arrived at the institute just a few months after you left. And you left. Grazie Gringo Matto, grazie mille. Grazie mille, Gringo. In a few words, benvenuto per il secondo mese. And they left me there to die. But it seems that other issues took over. I once or twice refused to go through exams. Mr. Felton, is there anything I can do for you? Oh, no, stiamo parlando. Yes. See if Dr. Reed needs. Ma stiamo parlando. May I offer you a cup of tea or no. Coffee? Espresso? No, thank you. As you wish. How about you, Mr. Felton? No, thank you. I'll keep entertaining our guest. You can go now. You're diagnosed. 1958? Yes, indicatively. Some friends and I contracted the disease while traveling to Egypt, and it got worse. In addition to the disease, the first exam showed some inconsistency. Some hormonal deficiency? Overdose of non-prescribed drugs, opiates? Phenoxyl? Wasn't it recalled in the mid-60s? Doctor, don't you think that nowadays there are ways to obtain drugs without any prescription? Sono presissimo, ragazzi, sono monchessatissimo e anche Nimcom. Even better. It seems that the beneficiary is your wife, Arianna Gallo. Exactly. Arianna Gallo. She's the one who takes care of me when Gloria is off. How about your daughter? My daughter. Ah, è sua figlia Celeste. Ah, Celeste era quella sul cartellone che era scomparsa. Am I right? Investigators confirmed that she intentionally left. They never suspected a kidnapping since there was no ransom request. How about Weeman? Wasn't he a suspect? Weeman non era suo collega. Who brought confusion by sending warnings and threats. And her birth parents? Dr. Reed, young girls often decide to just go. And this is what my daughter decided to do with... Jennifer. What did you say? At times, you'd call her Jennifer. No... My Mr. daughter. Felton, what has really happened to your daughter? I just told you. How about the off-the-record version? I am not sure where you're trying to go with this, but I won't tolerate. I don't have the strength for this now. I know you've been trying to forget her, but this picture might help you to. What is this? Where did you get this picture? Isn't she your daughter? Celeste, or has you called her? Jennifer? I asked you a question. Back of the picture says Jennifer. There is no Jennifer! You thought I was stupid, didn't you, Mr. Felton? Do you really think I'd come here without knowing what I'm Who talking about? Who are you, and why did you come here? Did you come to my home to threaten me with your condescending tone? Threatening you? So maybe I should ask your wife then. She's not home. Seems like she is. Mr. Felton, I just talked to the director of the institute on the phone. They have never heard of Dr. Reed. She is not what she claims to be. Well, Miss Reed. Vi vedo molto molto presi. Your time here has ended. Please, leave my property. Miss Gloria will escort you out. Please follow me. Mr. Felton, please, tell me what you did to your daughter. Good evening. Follow me. Monca S, Nimcorn, che figo! Mr. Felton. Ok, ok, inizio mi piace davvero davvero tanto. You know the way. Ma davvero tanto. Vi ho visto... How do I do what? How do you even sleep at night? You use people's lives regardless of the pain you cause. The Feltons have been through a lot. And they are good people. Gloria, a young girl disappeared. We all know the story, unfortunately. A burden that the Feltons will have to carry for the rest of their lives. Celeste just left them. If that was the case, there was a motivation behind it. And it threatened her life. Ok. You know the way. Ok.
Wow, mi ha preso questa. Allora, il gioco mi sta prendendo davvero tanto. Mi sta prendendo davvero tanto. È bella, cioè, come vedete, c'è una buona componente della trama. Non è solo appunto horror random. È proprio un gioco vero questo, non è un indie a caso. Lei cammina sempre. Ma chi è? No, 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 non può essere lei. Infatti, ok, è la tipa che se ne va, ok. Ma che nascondiglio è per le chiavi quello? Scusa. Ok, ha nascosto le chiavi lì. Ok, mi sta piacendo davvero tanto, eh. È molto 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 cinematografico, sia la colonna sonora, le tempistiche. Bello. Più che altro ora sono curioso davvero di ruba alla Madonna. Più che altro sono davvero curioso di sapere che cosa quel tizio ha fatto a sua figlia. Oh mio Dio, guys, we are in. Monca S, Nimcorn, questo gioco. La musica in sottofondo. Dai, geniale come elemento atmosferico questo. Salva, salva, sì. È geniale come elemento che crea atmosfera. Cerca gli specchi con il metronomo. Da questo momento dovrei utilizzarli per salvare la partita. Oddio. Ok. Oh mio Dio, ma...